Ciao a tutte! Allora, oggi esaudirò una piccola richiesta che mi è stata fatta da una ragazza, quindi Nick, di Nuvola 92, la quale mi ha chiesto di parlare dei miei profumi preferiti. Questo secondo me è un video molto personale, nel senso che ovviamente tutti i profumi di cui andrò a parlare non è detto che piacciono a ognuno di voi, però penso che comunque sia, se riuscirò a destare nel mio video attraverso il mio video un briciolo di curiosità che vi permetterà magari andando in una profumeria di provare almeno uno di questi profumi che vi linkerò, comunque sì, avrò dato un piccolo contributo per far conoscere magari quel profumo che non conoscevate. Il mio intento adesso è quello di fare un percorso, diciamo, delle tappe della mia vita, delle più importanti tappe ognuna legata a un profumo differente che l'ha caratterizzato. Quindi io inizierei dal periodo delle elementari. Nel periodo delle elementari usavo un famoso profumo, perché comunque sia so che, cioè, sono tantissimi anni che sta in commercio, ed è, io ho qui un campioncino, si chiama Vanilla di Alice Ashley. Eccolo qui il campioncino, che se non sbaglio ha fatto anche altre linee, per esempio al muschio bianco. Ecco, insomma, non è sicuramente un profumo poco conosciuto. Ovviamente, come dice il nome, profuma di vaniglia, un profumo molto molto dolce e anche smielato, però nonostante tutto la vaniglia è il mio profumo in assoluto preferito, che prediligo nelle creme, nei profumi, nelle candele, ovunque. Io sono una vaniglia dipendente, vaniglia dipendente. E quindi il mio primissimo profumo è stato questo. Se mi devo sforzare di pensare a un profumo legato a quel periodo, al periodo delle elementari, è proprio questo qui. Poi, nel periodo invece delle medie, ma diciamo anche periodo anche un pochino delle superiori, ho adorato questo profumo di Cavalli, questo qui, Cavalli for Her, che ha questa bellissima bottiglietta, diciamo, tipo che ricorda un po' la trama zebrata, che anche questa è una trama a me molto molto cara, è una delle mie preferite. Come potete vedere, ho quasi finito il profumo, ed è un profumo che mi ricorda, insomma, il periodo, sì, il periodo fine medie, inizio superiori, ed è il profumo che particolarmente lega il mio ragazzo a me, perché se lui mi dovesse identificare un profumo, dal momento che mi ha conosciuto con questo profumo addosso, mi identificherebbe sicuramente con questo. Lui va pazzo per questo profumo. A me sinceramente piace, ovviamente, ma diciamo, non ho mai sentito come mio vero e proprio. Sono sempre cercato degli altri profumi che in qualche modo mi rappresentassero, infatti non mi sono fermata a questo. Poi un altro profumo a cui sono particolarmente legata affettivamente è questo. Ovviamente, come potete vedere, questo profumo non ha un nome. Non ha un nome perché mi è stato regalato da mia nonna quando è ritornata, oddio, rompo la boccetta, mi è ritornata da Sharm el Sheikh, me lo ha comprato, me l'ha messo in questa bellissima boccettina di vetro, che è veramente, è come quella delle Mille e Una Notte, ha questo cosino qua che serve per mettere il prodotto. Il profumo è un profumo molto floreale. Sì, è un profumo orientale, ma non è speziato, anche, anzi ha un sottotono floreale, ed è ovviamente, questo profumo non lo potete comprare da nessuna parte, a meno che non andate a Sharm el Sheikh, ma dubito che comprerete proprio questo. Comunque sia, ci tenevo particolarmente a farvelo vedere perché è un profumo, una confezione, insomma, tutta la bottiglietta è un regalo che mi è stato fatto da una persona importante e che quindi io tengo con cura. Infatti centellino goccia, goccia su goccia, la metto solamente in momenti particolari. Questo, infatti, come potete vedere, ce n'è ancora molto. Poi il profumo mio, insomma, di questi ultimi, della fine delle superiori, inizio università, è stato, insomma, questi anni universitari, ed è quello che utilizzo abitualmente, è questo. Non so se riconoscete già la confezione, ma ovviamente se non conoscete il profumo ne dubito. Ed è il famoso, perché so che comunque sia è famoso, anche se non inflazionato, il Gucci Rush. Io sono sempre alla ricerca, insomma, di profumi
non inflazionati, nel senso che io non sopporto la gente che si mette una tonnellata di profumo e quando passa senti proprio tutta la scia, soprattutto se questa scia è di un profumo che, cioè io passo e sento già che marca è quel profumo, ecco. Questa è una cosa che veramente non sopporto nelle ragazze, non sopporto nelle donne di mezza età, insomma è una cosa che veramente la trovo veramente volgare, ecco, per ripetere ancora una volta veramente. Questo, come diceva il Gucci Rush, è un profumo molto fresco, ecco, molto fruttato, molto fiorato ed è il mio preferito di Gucci, tra quelli, insomma, quelli vecchi, perché ultimamente mi è stato regalato questo campioncino qui, che è una miniatura diciamo, della boccetta vera e propria, cioè la boccetta originale è più grande di questa. Questa è appunto, è una miniatura di questo profumo che è veramente veramente buono. È sempre di Gucci ed è la confezione è questa qui. Stava dentro questa confezioncina qui. Questa è un pochino più forte, è più femminile, più, non so come spiegare perché è un po' difficile spiegare i profumi, però questo di Gucci, se mi dovessi fare regalare un profumo, sicuramente oggi come oggi sceglierei questo qui. E mi ha incuriosito e sinceramente questo ve lo consiglio. E altre due, diciamo, acque per il corpo, profumi, insomma, cose un pochino più leggere, vi posso dire che dal momento che la vaniglia è il mio profumo preferito, mi è stato regalato questa bottiglietta qui, questa qui gialla. Però ovviamente sa di vaniglia della Yves Rocher. Sinceramente il profumo di vaniglia non è di quelli che piacciono a me, ecco, non è un profumo che mi ha colpito. Sa di vaniglia, sì, però è una vaniglia finta, un po' così, insomma, questo non mi piace, infatti potete vedere, non ho usato tanto e non ve lo consiglio. Invece, un'acqua per il corpo che vi consiglio sono queste qui dell'Acquolina. Io ho questa amore muschio. E la uso solamente d'estate, non la uso in inverno, la uso d'estate e me la spruzzo sul corpo ed è veramente fresca, insomma, è una bella sensazione. Ho visto inoltre che hanno fatto anche altre fragranze. L'ultima volta ho provato, mi è stata spruzzata tipo vaniglia e miele, insomma, una cosa deliziosa, ecco. E per ora sto utilizzando questa, solo d'estate, come dicevo, non la uso d'inverno perché d'inverno preferisco dei profumi magari un pochino più particolari, ecco, questi qui che sono fruttati, sono un po' leggeri. E quindi questi sono i miei profumi preferiti e vi posso consigliare altri due campioncini che ho provato e che mi sono rimasti impressi, ma io sono un'appassionata di campioncini, quindi ne prendo una quantità industriale, li provo. Insomma, quelli che mi sono rimasti impressi, fra tutti quelli che ho, sono Armani Code, che però è un profumo ritengo molto che dura molto, quindi se qualora, insomma, lo vogliate acquistare o già l'acquistate, vi consiglio di mettere pochissimo, pochissimo, veramente poco, perché sennò fa l'effetto che dicevo, insomma, di scia che non mi piace. Poi un altro profumo che mi è piaciuto tantissimo e che ho finito è questo della Juicy Couture. Ovviamente faccio il campioncino, ma la confezione non ce l'ho adesso, quindi non so se esistono altri profumi della Juicy Couture, ma io, cioè il nome era questo qui, quindi magari hanno usate, non so, se ce n'è uno solo risolvete subito, se no non so proprio come aiutarvi. Invece, per quanto riguarda i profumi che detesto, i profumi che detesto, uno in assoluto è questo, l'Angel di Thierry qualcosa, ecco, questo lo detesto, veramente una puzza di ascelle, non so, è famosissimo questo profumo e la gente va pazza, io non capisco come fate, prego ditemelo, cioè non insegnatemelo perché non si può insegnare un profumo, ma come fa, cioè come fate a dire che questo è un profumo, cioè io l'ho messo, a parte che dura tantissimo, mi ha attaccato a tutto il vestito, la sciarpa, una cosa terribile, e in più mi sentivo che puzzavo, cioè mi sono dovuta lavare le mani, una cosa veramente disgustosa. Idem per Alien, sempre di questa linea qua, insomma questa marca veramente è una cosa, per me è una cosa terribile. Un altro profumo che detesto è il famosissimo Hypnotic Poison di Dior. Anche quello è un profumo che secondo me non è da ragazza, è da persona anziana. Terribile anche quello, secondo me, proprio il fatto che è un profumo molto corposo che ne basta poco rimane impregna tutta l'aria, ecco, e lo detesto. Scusate, ma la macchinetta fotografica era andata. Se
Stavo dicendo, quindi, oltre all'Hypnotic Poison, un altro profumo che detesto fortemente è lo Chanel numero 5, il profumo per eccellenza per la maggior parte delle donne, ma non per me. È un profumo che secondo me la maggior parte delle donne collega alla figura di Marilyn Monroe come icona. Per me Marilyn Monroe non è un'icona e anzi è un personaggio che io detesto fortemente e di conseguenza il profumo non mi piace, ma non perché vabbè, è collegato all'icona per me. Il fattore psicologico non mi condiziona, proprio il profumo è terribile, è un profumo che per me è adatto per una donna che ha più di 60 anni, insomma, e per una ragazza invecchia, è brutto, è un profumo sgradevole, ecco. Questo non mi piace, poi in mente mi viene in mente soltanto questo adesso. Invece, altri due profumi che invece consiglio sono il profumo di Lancôme, Hypnose, se non sbaglio, quello che ha la confezione azzurra un po' tortuosa, ecco, quello è molto dolce, sa di... sì, è estremamente dolce, so, ormai i profumi dolci sono... Ma non è vero, perché comunque sia, questi per alcuni profumi che ti ho consigliato non sono proprio smielati e dolci come piacciono a me, quindi... Però questo qui è particolarmente dolce. Poi un altro profumo che mi piace molto è di Narciso Rodriguez, la confezione è quella rosa, se non sbaglio, ma c'è anche quella nera, non so qual è tra le due che mi piaceva molto. E quello non è un profumo dolcissimo, è un profumo anzi molto intenso, ecco. E quindi per adesso vengono in mente soltanto questi, poi magari vabbè, lo riaggiornerò più avanti questo video se riscuoterà successo. Spero che ho esaudito la tua richiesta, ma magari anche a qualcun altro poteva far piacere. E magari se vi capita di andare in profumeria e viene in mente uno di questi profumi che ho detto, lo sentite, lo provate, vi è piaciuto. O non vi è piaciuto anche, fatemelo sapere, mi fa piacere, volete chiedermi qualsiasi altro video, fatelo pure, e basta, un bacione grandissimo e al prossimo video.